Ciao amiche e ciao amici, come riconquistare la moglie dopo la separazione? Questo video per rispondere a uno pseudonimo, Makisugo, che è anche carino, di cui non conosco il nome, e che diciamo, è stato lasciato dalla moglie in fase di separazione, ormai separazione avvenuta perché la moglie dice di non amarlo più. Poi ci sono stati degli episodi un po' brutti, diciamo, legati a scatti di ira, anche eccessiva, molto eccessiva, che possono aver contribuito, diciamo, al fatto che la moglie abbia scelto la separazione. Ora, il suggerimento da dare in questi casi è che bisogna mettere l'antidoto sul problema. Ora, il fatto che non ti ami o non ti ami più, è dovuto al fatto, al tuo comportamento che semplicemente non hai erogato le giuste emozioni, perché quando le emozioni sono eccessive in un senso, diventano, si crea un cortocircuito. Quindi, allora, le cose da fare non è di facile recuperare. Il primo punto è quello di mantenere comunque un rapporto, se non altro, di amicizia, ma questo rapporto di amicizia deve sfociare in una frequentazione, se è possibile, e mi sembra che in questo caso ci possano essere i presupposti. Una frequentazione saltuare, anche diciamo con la scusa dei figli, eccetera, perché in questo frangente devi fare essenzialmente due cose: devi far vedere che è avvenuto un cambiamento profondo e quindi questi scatti di ira non esistono più. E quindi devi metterti in condizioni in cui in altre situazioni hai manifestato gli scatti di ira senza manifestarla. Quindi c'è un lavoro da fare su di te e poi proprio sperimentare questa cosa in modo tale che sia inequivocabile questo, perché questo può essere un grosso vincolo, un grosso impedimento. Accettare ovviamente il fatto della separazione senza fare scenate, eccetera, e poi col tempo, nel momento in cui lei si è tranquillizzata, è stato tutto, cioè si è resa conto e manifesta lei un avvicinamento, iniziare a somministrare un po' di emozione allontanandosi un pochettino. Allora sì che ci va un po' di allontanamento, compatibilmente ad esempio con i figli, eccetera, non ci potrà mai essere un distacco totale, ma a far vedere un raffreddamento. Allora, se lei ha percepito che tu sei cambiato, se lei ha percepito che sei veramente cambiato e quindi queste modalità comportamentali non fanno più parte di te, se lei ha capito che non stai facendo pressing, quindi che sei diventato un uomo, ti identifica molto più facilmente veramente come maschio alfa dominante, perché il dominante non è l'aggressivo, il dominante è quello che è sicuro di sé e sa controllare la sua emotività. Allora, a quel punto lì un leggero allontanamento dovrebbe in qualche modo smuovere un po' le cose. Certo che se uno è arrivato a prendere la decisione logica di separarsi, non sarà una cosa immediata, però se le cose girano nel modo giusto ci potrebbe essere anche un ripensamento abbastanza rapido. Non è detto che accada necessariamente, ma questa è la strada. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!